gioca Senigallia, il papà tenta di salvare il figlio che vuole suicidarsi ma muoiono travolti da un treno in corsa. Grande spavento a Borgo Pace, dove un grosso ramo è caduto sulle auto in sosta, la scena ripresa con un telefonino. A Fano imbrattati i manifesti elettorali di Fratelli d'Italia, il partito locale accusa si faccia una campagna sui contenuti e non distruggendo i manifesti del nostro leader di partito, non rappresenta in alcun modo la democrazia. Due nuovi sottopassi, una ciclabile e giochi per bambini, sopralluogo del sindaco di Fano nelle vie Matelica e Magnanini. Da settembre riparte il piano di asfaltature in città e in periferia. Il sole lascia spazio ai temporali previsti per la notte in tutta la regione, ma il maltempo non frena il turismo, gli alberghi sono pieni e il 25% dei vacanzieri proviene dall'estero. C'è più attenzione sulle spese per via del caro bollette. Dall'abbraccio alla pala di pomodoro fino alla palestra del contadino con gli attrezzi di una volta, ecco le opere dell'artista Vincenzi installati a Ronco San Baccio di Fano. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Tragedia ieri sera intorno alle ore 21 sulla linea ferroviaria a Senigallia, poco a nord della stazione, dove Stefano Pannacci, di 63 anni, e il figlio Claudio, di 26, sono stati investiti e uccisi da un treno in transito. Secondo una prima ricostruzione, anche in base alle testimonianze raccolte, pare che il giovane volesse farla finita. Così ha scavalcato un muretto e si è diretto sui binari. A quel punto il padre lo ha rincorso per cercare di salvarlo, ma sono stati entrambi travolti dal convoglio. I due, turisti di Perugia in vacanza sulla spiaggia di Velluto, sono morti sul colpo e il dramma purtroppo è avvenuto sotto gli occhi dell'ex moglie, mamma di Claudio. Il traffico sulla linea Marotta-Senigallia è stato sospeso per circa 3 ore in entrambe le direzioni e il treno è stato posto sotto sequestro. Pompieri in azione oggi per alcuni interventi legati al maltempo. A Borgo Pace, nella piazza del paese, intorno a mezzogiorno un grosso ramo di una pianta è caduto sulle auto in sosta. Un episodio che è stato ripreso, come vedete, con un telefonino e che per fortuna non ha provocato feriti. I vigili del fuoco hanno tagliato la parte di pianta caduta e messo in sicurezza l'area interessata. Intanto dai comandi di Ancona e di Ascoli Piceno sono partiti uomini e mezzi dei vigili del fuoco per rafforzare il sistema di soccorso della Toscana, che a causa del maltempo ha registrato 2 morti, 20 di feriti e danni ingenti in tutta la regione. Il personale delle Marche è partito con automezzi attrezzati per eventi alluvionali e lavori in quota. Invece la sala operativa della Protezione Civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per temporali in tutta la regione, con validità dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani, venerdì 19 agosto. Durante le ore notturne si potranno avere temporali sparsi, anche di forte intensità, in esaurimento nella prima mattinata. Cambiamo argomento, Fano si arricchisce di 2 nuovi sottopassi in via Magnanini e via Matelica, dietro al supermercato Ipercop, ma anche di un tratto di ciclabile e di uno spazio verde attrezzato con giochi per bambini. Ieri ha fatto un sopralluogo il sindaco Massimo Seri. Un'altra bella opera per la nostra città. 2 nuovi sottopassi, un pezzo di ciclabile e un'area verde attrezzata. È un'opera importante perché consente di poter andare al mare in sicurezza, a piedi, in bicicletta, consente di collegare 2 quartieri, ma consente anche di collegare con altre ciclabili. È uno spazio verde perché la qualità della vita si misura negli spazi dove viviamo, dove abitiamo, e ogni quartiere, ogni zona della nostra città deve avere i suoi spazi verdi, e questo è un ulteriore che si unisce a tanti altri, e quella era anche la missione che ci avevamo dati. Ecco, con questa nuova opera è una Fano che cresce ancora, migliora la propria qualità della vita, è una Fano che continua ad andare avanti. Da settembre invece a Fano ripartono i lavori di asfaltatura in tante vie della città e della periferia. Ad elencarle è l'assessore Fabiola Tonelli. È partito il 15 giugno scorso il piano di asfaltature che rientra nel progetto predisposto dall'amministrazione comunale di Fano e che comprende 53 vie per un totale di 31 chilometri lineari. In molte strade i lavori sono già terminati, in altre verranno eseguiti, in altre ancora, come in via Mameli, manca la segnaletica orizzontale che verrà realizzata dal prossimo mese.
Proprio in questi giorni, come tutti i cantieri e tutte le ditte, sono andati in ferie anche le ditte e i lavoratori che stanno lavorando sul piano asfalti nelle nostre strade in questi giorni, quindi rinizieremo a settembre. Riniziamo, leggo le strade che mancano di questo piano asfalti. Via Campanella, via Toniolo, un tratto. Viale Cairoli, il tratto dei controviali. Via Bellandra, via Galilei e via Fossa Sant'Orso, un tratto. Strada comunale della Gazza, strada comunale Cacciafame, via dei Condotti, via Giannone, via Cuoco, via Giusti, piazza del Popolo, l'Anello, intorno a piazza del Popolo, via Roma, un tratto di via Roma coincidente dalla rotatoria fino alla rotatoria di Centinarola. Via Vampa un tratto, via Villa Giulia un tratto, strada comunale della Galassa, via Einaudi un tratto e via Einaudi di accesso diciamo al Brico Center, strada comunale di Monteschiantello, via Meda, via Filippini sempre un tratto, strada comunale Tomba un tratto, viale Mariotti il tratto più verso San Lazzaro insieme a piazza Le Bonci. Queste sono le strade che partiranno quindi a settembre e proseguiremo appunto con questo importante piano asfalti di importo di 3.700.000 euro. Vandali contro i manifesti elettorali di Giorgia Meloni. Ad inviarci queste fotografie scattate a Fano, come nel quartiere di San Lazzaro e in Viale Dante Alighieri a Sassonia, è stato un nostro reporter di strada. L'accusa del partito non si è fatta attendere. La democrazia e la libertà di opinione, così come quella di espressione politica, sono principi tanto osannati, ma molto spesso non affatto praticati, si legge un post pubblicato su Facebook appunto da Fratelli d'Italia Fano. Coloro che inneggiano con tanto clamore a detti dogmi, hanno aggiunto, sono anche quelli per cui è valido unicamente il loro pensiero. È evidente che ciò non rappresenta in alcun modo la democrazia, si faccia la campagna elettorale sui contenuti e non denigrando, imbrattando e distruggendo, hanno concluso i manifesti del nostro leader di partito. I carabinieri di Gabicce hanno denunciato un cinquantenne di Bari sorpreso mentre cedeva una modica quantità di marijuana a un 25enne modenese giunto sul litorale per trascorrere le vacanze estive. Quest'ultimo è stato sanzionato e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, la successiva perquisizione effettuata nei confronti del cinquantenne ha permesso di rinvenire ulteriori 17 grammi della stessa sostanza occultati a bordo della sua autovettura. L'attività di prevenzione e di contrasto ha permesso anche di identificare una trentina di persone e di segnalarne tre alla prefettura quali assuntori di stupefacenti. E torniamo a parlare del maltempo che non ha frenato la voglia di viaggiare. Nella provincia pesarese il lungo periodo di bel tempo ha garantito un'ottima stagione turistica, anche se a causa dei rincari le famiglie prestano molta più attenzione alle spese. Tranquillità, storia, cultura e divertimento con un programma ricco di iniziative per grandi e piccini. È questo che piace ai turisti che scelgono la provincia pesarese come meta per le loro vacanze. Il presidente degli albergatori, Luciano Cecchini, questa mattina ha stilato un primo bilancio positivo anche alla luce delle prenotazioni registrate sino ad oggi. Diciamo che il bel tempo ha aiutato questa stagione turistica che sta andando alla grande. Sì, grazie al bel tempo, al sole, al mare, l'entroterra, che noi abbiamo avuto un discorso molto molto prolungato dei nostri vacanzieri, come si diceva una volta. Il turismo quest'anno è andato molto bene, gli alberghi sono quasi tutti pieni, non solo gli alberghi, B&B, campeggi, veramente è stata una cosa veramente importante. Turisti da dove vengono? L'Italia ha fatto il 75%, ma abbiamo avuto un 25% a livello marchigiano di stranieri, olandesi, inglesi, tedeschi, che ormai i tedeschi sono qui di casa, anzi bisogna dire che abbiamo trovato molti svizzeri, ma gli svizzeri stanno anche acquistando appartamenti perché hanno il loro potere di acquisto molto importante nel nostro euro. Ecco. Mare, ma anche entroterra?
molto l'entroterra. Abbiamo fatto questa coppiata vincente. Il turista che arriva, arriva naturalmente per il mare, però scopre il nostro entroterra, che è un qualcosa di molto importante, non solo le bellezze, le colline, i borghi, ma abbiamo anche un discorso dell'arte, di questi castelli, queste rocche che sono eccezionali. Abbiamo avuto dei picchi su Mondavi, delle grosse visite anche su Pergola, con i bronzi dorati, Urbino ne fa da padrona, poi abbiamo i 600 anni del Duca d'Urbino e bisogna dire che è un qualcosa di importante. Ecco, ma visti i rincari generalizzati, le famiglie stanno un po' più attente? Sì, quello è vero, anche se gli alberghi sono pieni, abbiamo visto un consumo all'esterno molto, non molto basso, ma la gente sta molto attenta sugli acquisti, sui ristoranti, le pizzerie, la gente non è più quella di una volta che andavano al ristorante 20 persone, grande cena o grande pranzo, stanno molto attenti perché con questi rincari sulle bollette la gente ne parla e è un po' attenta, ecco, però noi puntiamo molto sulla qualità, abbiamo venduto tanta qualità negli altri anni quando gli altri facevano dei prezzi stracciatissimi e questo ci ha ripagato. Ma state progettando qualcosa anche per i prossimi mesi, anche settembre? Settembre abbiamo adesso i cori polifonici che stanno portando avanti e poi anche alla fine di agosto un grandissimo campionato internazionale di paracadutismo, che è quello ormai è conclamato tutti gli anni, o europeo o mondiale o nazionale. Il paracadutismo sta portando anche nel periodo invernale parecchia gente e poi ci saranno altri eventi che ci stiamo già lavorando, l'assessore già ne abbiamo parlato, e portare la gente in bassa stagione è quello che ci aiuta un po' di più. Lorena, come sta andando la stagione balneare? Finalmente dopo il Covid ci sono stati parecchi turisti, anche stranieri, soprattutto tedeschi, francesi, olandesi, e questo è stato molto bello. Anche se poi sono venuti a mancare molti fanesi che invece sono andati in vacanza fuori all'estero e quindi la spiaggia talvolta sembrava un pochino spoglia di persone. Abbiamo ripreso a organizzare diverse attività e anche qualche serata. La gente ha apprezzato, ha partecipato, numerosa, aveva voglia di divertirsi, di stare all'aria aperta, di stare insieme fuori casa, poi era particolarmente caldo e in spiaggia si sta effettivamente bene anche la sera. E di dov'è? Di Fano? Io sono originario di Foggia, ma vivo nelle Marche da quasi 50 anni. Lei invece di dov'è? Di Firenze e vivo a Fano dal 2005. E venite sempre in spiaggia qua? A Fano? No, noi ci siamo trovati stamattina per fare due chiacchiere, due convenevoli. Mi piace la città di Fano? No, Fano è un gran posto da abitare, molto bello, molto, molto piacevole, con una bella faccia sul mare, con una collina dietro che offre veramente tanto. È un posto dove ci siamo sempre trovati bene, è un posto molto familiare, diciamo. Di dove siete originari? Roma. Quindi ogni anno da Roma venite alla nostra spiaggia fanese? Quasi tutti gli anni, sì. E cosa vi piace di più di Fano? È un senso di accoglienza, di tranquillità che si trova raramente in altri posti. Poi io sento casa oramai. Ascolti, in 50 anni che viene, secondo lei com'è cambiata la città di Fano? Hanno fatto dei bei lavori sul lungomare e all'interno della città il borgo è cresciuto molto bene, molto pulito. E se dovesse dare invece un consiglio per migliorare ancora di più la nostra città? Qualche servizio in più comunque sì, servirebbe. Quale? Un po' sui trasporti, perché non è tanto facile arrivare a Fano, insomma. Due amiche oggi in compagnia alla spiaggia fanese, come mai qua? Per stare un po' in compagnia insieme. Di dove siete originarie voi? Città di Castello. E di dove, quanti giorni trascorrerete qua? Solo oggi. Cosa vi piace di Fano? Come mai avete scelto Fano? Allora, io vengo qua da sempre praticamente, però ecco, era una meta vicina, quindi penso, no, perfetta per stare un giorno solo. Quindi mangerete qua in spiaggia, sì. Stasera dove andrete?
E qua, cioè, rimaniamo qui in spiaggia fino a tardi e poi andiamo via. Se dovesse convincere un vostro amico a venire qua a Fano, che cosa direste? La gente, che io l'ho sempre trovata molto gentile e disponibile. Esatto, disponibile. E comunque l'ambiente in generale, che è molto tranquillo, quindi perfetto per una vacanza rilassante, secondo me. Signora, lei da dove viene invece? Vengo da Riolo Terme, provincia di Ravenna, un paesino. E dalla Romagna come mai viene qua a Fano? Perché ci sono i sassi, non mi piace la sabbia. Oltre al mare comunque girerà un pochino anche per la città i prossimi giorni sicuramente. Sì, oggi pomeriggio, se il tempo rimane così nuvolo, può darsi andiamo a Fano. Non l'ho mai vista Fano, quindi vado, mi hanno sempre detto che è molto carina, quindi andrò a vederla. Alloggi in un albergo? Sì, alloggio in un albergo qui sulla spiaggia. Quando ho chiamato, che avrò chiamato circa un mesetto fa, sì, ho fatto un po' fatica a trovare perché ho chiamato vari alberghi che io volevo che fossero sulla spiaggia, così, e tanti o volevano una settimana intera oppure erano pieni, ecco. Siamo in due, siamo per una camera, quindi mi sono adattata a quello che ho trovato. Noi veniamo da Mantova. Come mai avete scelto Fano? Ma in realtà dei nostri amici ci avevano chiesto se venivamo con loro una settimana qui a Fano e siamo venuti con dei nostri amici. Quindi è la prima volta che veniamo qua. E da quanto tempo siete qua? È una settimana, domani. Sì, una settimana. Avete girato anche un po' per Fano? Come l'avete trovata? Sì. Beh sì, è carina, piccola ma carina, ecco. È un posto, diciamo, da... se si può dire, sì, un po' da pensionati, ecco, non c'è una vita mondana come, non so, Cattolica, Senigallia, però insomma si sta bene, ecco, cioè ci si riposa, ecco qua. Ascolti, ma l'avete trovato quindi, comunque sia, una città accogliente? Sì, 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 anche nell'albergo dove siamo stati molto bene. Avete avuto difficoltà per prenotare? No, a dire la verità no. Io vengo da Napoli. È bellissimo Fano, è bellissimo, non la cambio con nessuna cittadina d'Italia. Ma lanciamo un appello agli indecisi che non sanno se scegliere Fano o meno, che cosa direbbe? Che se ne pentiranno, perché bisogna vedere Fano, è molto carino. A me ne venissero la prima volta che vengono non te ne andranno più. Trova un portafogli con 600 euro in contanti e lo restituisce. Protagonisti della vicenda sono due turisti in vacanza a Fano. La notte scorsa un signore residente a Tuoro sul Trasimeno in provincia di Perugia ha trovato appunto questo portafogli e lo ha consegnato a una pattuglia della polizia locale. Dopo alcune ricerche questa mattina gli agenti hanno rintracciato il proprietario residente a Lugo e in vacanza a Torrette. I due poi sono stati messi in contatto. E adesso diamo spazio a una segnalazione che riguarda delle scie nel cielo visibili anche a occhio nudo. A contattare la nostra redazione è stato Pietro Branchini di Fossombrone, che da appassionato studia questi strani fenomeni. Allora sentiamo che cosa ha da dirci. Che cosa sta succedendo nei nostri cieli? Domanda da un milione di dollari. Non lo so. Diciamo che il traffico anomalo che stiamo vedendo, accompagnato da dei rilasci strani, è comunque impossibile da sottovalutare e da nascondere, specialmente se questi voli avvengono con cadenza più o meno regolare e ad orari che possiamo definire standard. Ad esempio la mattina avvengono ad est e il pomeriggio avvengono ad ovest, sempre in concomitanza dell'irraggiamento solare. Ecco, non parliamo però di teoria del complotto, ma di inseminazione, per far capire bene a casa di che cosa si tratta. Inseminazione delle nuvole, detta anche cloud seeding, si trova anche su Wikipedia, è una tecnica che permette la modificazione temporanea del clima. Scopi più o meno umanitari, perché si può usare e per causare pioggia o per diminuirne l'intensità evitando danni e purtroppo anche per evitare la pioggia, perché i rilasci di particelle selezionate, attualmente si parla di alluminio, bario, silicio e carbonato di calcio, trattengono l'umidità delle nuvole
al punto da far dissolvere le nuvole a contatto con queste scie o con l'aerosol che si viene a creare dalla dispersione delle scie stesse, e quindi poi si ottiene una assenza di precipitazioni, un aumento di umidità al suolo, perché questa cappa impedisce al calore che si viene a generare al suolo di salire, perché trova un ostacolo. E quindi sotto si ha umidità, assenza di precipitazioni, con tutto ciò che poi ne deriva. Ma sostanze che vengono messe appositamente, secondo lei? Non secondo me, ma secondo brevetti e secondo accordi presi a livello internazionale di istituzioni. Posso citare un accordo del governo Berlusconi con l'allora ministro Altero Matteoli nel 2002, con il governo Bush, da cui scaturì un documento che contiene vari work package, cioè quindi vari step, e ce n'è uno in particolare chiamata work package al numero 10, alla pagina 38 di questo documento, se lo volete cercare, in cui esplicitamente si parla di Italia come terreno di sperimentazione per i cambiamenti climatici, cioè atti appositamente effettuati, eseguiti al fine di modificare e verificare la reazione del microsistema, animali, piante, eccetera, a queste modificazioni. E la cosa è inquietante, insomma. Quale potrebbe essere l'obiettivo? Diciamo che da nessuna parte è scritto che le guerre debbano essere combattute con fucili o con carri armati. E per fiaccare l'economia di un paese, per poi riconquistarselo a quattro spicci, questa è un'ottima opportunità. Se poi aggiungiamo che l'acqua, nonostante il referendum del 2011, sta per essere, diciamo, privatizzata, è pacifico che con la scarsità di un bene il suo prezzo debba gioco forza aumentare, soprattutto quando la domanda non può scendere, perché tutti dobbiamo comunque lavarci e bere. E quindi aumenta il prezzo? Aumenta il prezzo e si può proseguire con un'economia emergenziale che possa vietare le piantagioni, possa vietare gli allevamenti, e poi c'è già pronta dietro l'angolo la carne sintetica e le bistecche con gli insetti. Ovviamente quello che avete ascoltato è il parere di un appassionato che abbiamo voluto condividere con il nostro pubblico. E ora passiamo all'arte con l'intervista realizzata da Cristiana Guerra a Giannino Vincenzi, 73 anni, che espone le sue opere nel giardino di un noto ristorante a Ronco San Baccio di Fano. Oggi siamo venuti a Ronco San Baccio a conoscere Giannino Vincenzi e le sue opere. Com'è nata la passione per la scultura? È nata la scultura, uno ce l'ha dentro, se non ce l'ha dentro è come imparare a ballare, se non ce l'hai dentro non imparerai mai. E io così, dopo 20 anni di duro lavoro in una grande azienda del vetro, che io facevo i campioni per sia la Scavolini, Schneider o Patriarca, le più grandi ditte d'Italia. E da lì mi è sempre piaciuto creare qualcosa di nuovo, mi piaceva, io quello che avevo in mano, bene o male, qualcosa riuscivo a fare. Questa che cos'è? Questa è una pianta di acacia. E purtroppo, al posto di buttarla nel fuoco, io ho pensato, come scultura io la chiamo due cuori infranti. Ma fra l'altro lei non è solo, il legno non è l'unico materiale che lavora? No, quello che trovo, legno, marmo, ferro più ancora, mi piace di più, perché lo creo dall'inizio alla fine. Alceo è uno dei maestri di queste cose e io da lui ho imparato tanto, ma tanto. Io già ce l'avevo dentro la scultura, però con lui è impossibile non imparare, non migliorare queste cose. Perché lui qui viveva di scultura, qui vicino c'era Giuliano Vangi anche. Ronco San Baccio è una frazione degli artisti, è in comune, forse ne sanno un po' di meno perché le strade sono pessime. Ascolti, fra l'altro l'abbraccio è importante perché assume ancora di più un significato importante nel periodo in cui stiamo vivendo oggi. Certo, siamo in un periodo che veramente l'abbraccio se ne vorrebbe, ma tanto, è un po' di tutti. Ti
pianino. Queste invece sono le sue quattro figlie. Sì, io ho quattro figlie, che una, posso dirlo come da papà, come tutti penso, una più brava dell'altra, grandi lavoratrici, e allora meritavano un riconoscimento. E allora per questo dico, io le voglio fare, però ci provo perlomeno, poi vediamo, sono venuto abbastanza bene, tutti le riconoscono da qui, vuol dire che... Direi un bel riconoscimento per una figlia. Apprezzano molto loro, ma tutto quello che faccio apprezzano, sono molto soddisfatto delle figlie. E qui che materiale hai usato? Io qui dentro tutto ferro e poi fuori sono fatto con la resina. Qui invece alle nostre spalle abbiamo questa palla di pomodoro. Com'è nata questa idea? L'idea è nata perché qui siamo nei confini tra Fano e Pesaro. Io per Fano ho fatto la Dea della Fortuna e i pesaresi hanno detto per noi niente, anzi, anche perché il sindaco di Pesaro qui ogni 15 giorni viene a pranzo qui o a cena. E allora mi è venuta l'idea di fare anche la palla, contentare un po' sia Fano che Pesaro. Quanto pesa? Pesa sui 500 kg questa. È tutta in ferro e questo ci ho lavorato molto, molto, ci ho bruciato due saldatrici. Invece alle nostre spalle abbiamo là il Museo dell'Agricoltura, lo possiamo definire. La palestra del contadino è perché una volta i nostri nonni, i genitori non avevano tempo, non c'era palestra. E la palestra era queste cose qui, si doveva dalla mattina presto, notte, fino a sera, e quando c'erano le mucche, c'era tanto, tanto, tanto lavoro a casa, non c'erano i trattori. E io non buttavo via niente, anzi ho tante cose ancora dentro perché fino adesso ho sempre mucchiato, però adesso è giunto il momento di farla vedere alla gente, che molti, molti vengono a vedere, apprezzano e io ho messo il nome, adesso ancora ci devo mettere i nomi di queste cose che la gente, anche gente di 50 anni, ce n'è molti che non sanno cos'è. E allora la definisco la palestra del contadino, perché è una cosa che... Non c'è bisogno di palestra, una volta con questi lavori la palestra non serviva. Grease Music Hall, la cena spettacolo che era in programma per questa sera al ristorante Ideale a Fano è stata rinviata a lunedì prossimo. Invece proseguono gli eventi alla BCC Arena di Fano, domani sarà la volta della rassegna Teatro sotto le stelle con la compagnia dialettale Urbinate. Venerdì 19 agosto va in scena la compagnia dialettale Urbinate. Sono qui con il presidente. Buonasera. Buonasera. Allora, che cosa si porta in scena in questa estate 2022? Pesaro Urbino, Urbin Pesaro. È una cosina simpatica, dico io. Il problema era, ho telefonato un giorno a Paolo Cappelloni, che è l'autore di questa commedia, dicendo guarda, scrivimi qualche cosa Paolo sulla rivalità tra Pesaro e Urbino. E in realtà lui, ho sentito un silenzio profondo, ho detto oddio, cosa ho detto, qualcosa di male. Dice no, ma è perché noi non abbiamo nessuna rivalità con Urbino, ormai ce l'abbiamo con Fano. Questo è risaputo, ma è una leggenda metropolitana. Vabbè, è lo stesso, ho detto, comunque è qui, la commedia è lì, è parte in dialetto urbinate e parte in dialetto pesarese. Le risate sono assicurate? Credo di sì. Benissimo. Almeno finché l'abbiamo già fatta due o tre volte. E ha riscosso un certo successo. Allora, lascio a lei il microfono di Fano TV per invitare gli amici a casa. Va bene, chi vuol venire, chi ha la possibilità di venire, venga, noi siamo qua, non ci muoviamo. E l'intervista era di Maria Elena Del Bianco. Invece sabato a salire sul palco della BCC Arena sarà Maurizio Battista con lo spettacolo Tutti contro Tutti. E vi ricordo che a Bellocchi di Fano ha preso il via la 18ª edizione del Paese dei Balocchi. Logicamente ci saremo anche noi questa sera per realizzare un servizio TG. Invece chi rimarrà sintonizzato sul canale 19 potrà vedere uno speciale dedicato alla passeggiata enogastronomica in giro per Fano organizzata dalla Proloco di Fano. Buona serata a tutti.